Il Traetta, che è un teatro già piccolo di suo, a causa delle norme anti-Covid, riduce ancora di più la sua capienza e qui la vediamo in maniera plastica. Abbiamo smantellato la platea che contava 88 posti per mettere queste sedute che erano degli ordini e in totale tra nuova platea e tutti e quattro gli ordini abbiamo 88 posti, quindi è come se la platea si fosse, diciamo, distribuita per tutto il teatro. Con questi 88 posti proveremo a fare delle stagioni teatrali dignitose. Abbiamo già alcuni nomi, quello più famoso, insomma, è la mini rassegna della Riban Band che aprirà a metà novembre e chiuderà il 26 dicembre. Poi abbiamo alcuni spettacoli, quelli più teatrali delle Notti di Musica, che sono, insomma, passati in graduatoria, ma li abbiamo, diciamo, destinati al teatro. Poi abbiamo riprende la stagione dei ragazzi la domenica. Ci sarà un piccolo bando per la stagione off, per le compagnie pugliesi. Col Teatro Pubblico Pugliese stiamo organizzando una rassegna classica, però incentrata sul racconto, sul monologo, perché anche, insomma, sul palco valgono le stesse norme anti-Covid e anti-assembramento. E poi a marzo-aprile ci sarà il ritorno del TIX. Proveremo a organizzarci in questo modo. In più stiamo come giunta valutando la possibilità di non concedere per quest'anno il teatro a terze parti. Quindi probabilmente il teatro non lo concederemo a terzi, proprio perché sono troppe, diciamo, le prescrizioni da seguire, ma riteniamo che aprire un teatro, aprire il nostro teatro, sia anche un segnale di ritorno alla normalità fino a un certo punto, ma soprattutto una presenza qualificante all'interno delle vite dei bitontini, perché poi non potendoci chiudere in una bolla dobbiamo vivere, quindi così come andiamo a mangiare, facciamo la spesa, andiamo in farmacia, ci sono anche i bisogni culturali e questo teatro sarà in grado anche quest'anno di andare incontro a queste esigenze dei nostri cittadini e di chi vorrà venire da fuori. Già da questo venerdì, come ho già annunciato, ci sarà il Festival di Voce in Voce, un festival importante del panorama pugliese, vincitore del bandone, vincitore dei finanziamenti regionali, che noi ospiteremo il 9, 10 e 11 con 6 concerti in 3 serate. Le prenotazioni sono obbligatorie perché bisogna lasciare nome, cognome, indirizzo e telefoni per discorso del tracciamento, e poi a fine ottobre ritengo che possiamo, insomma, comunicare la stagione completa fino alla prossima primavera.